Let's face it, most people aren't making massive turkey feasts on the regular, and after 364 days of not thinking about it, it can be hard to get that bird just right. That's where Instacart, the holiday rescue app, comes in. From getting all the ingredients to prep a full seasonal spread to getting last-minute swamps in a turkey emergency, Instacart has everything a holiday host needs to save face and save dinner. And right now, if you download Instacart, you get free delivery on your first three orders and delivery in as fast as 1 hour. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Aracnofobia, paura dei ragni. Brontofobia o astrarofobia? Astrafobia. Paura di temporale di fulmini. Acrofobia, paura delle altezze. Cinofobia, paura dei cani. Claustrofobia, paura dei luoghi chiusi o stretti. Turn up the dial. Ofidiofobia, paura dei serpenti. Qualche esempio. Ecco, un film horror potrebbe fare leva su alcune di queste paure. E poi mettere magari un personaggio tipo un serial killer, così da creare quella sensazione di brivido. Un film horror normale. Ecco, se questo film horror invece fosse per la generazione Z, basta mettere una casa di proprietà e i protagonisti che devono trovare un modo per comprarla. Questo è Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per ricordare ai vostri amici che si può litigare parlando di politica anche se si sta dalla stessa parte. Pensa al PD. Oggi mi sento molto Turbo Paolo. You know what you gotta do. Non come capacità. You know what you gotta do. Turbo Paolo, icona di stile. Anche a maggio maglioncino e camicia. Un ingegnere pensionato. Questi sono dei tassi. No. La droga è morte. Questo è Settimana Grezza. Intanto vi ricordo che, come al solito, c'è la possibilità di lasciare le stelline su Spotify, la recensione, cliccando il segui, e anche la campanellina per avere le notifiche di quando esce ogni puntata. Perché ricordiamo che Settimana Grezza Quotidiano in realtà è un nome clickbait. È più un Settimana Grezza quando capita. Sono due settimane che c'è ogni giorno, tranne la domenica e il sabato. Si chiama culo. Intanto, tornando all'argomento di iniziale, allora facciamo un breve. È uscito uno studio che fa un elenco delle paure della generazione Z, della Gen Z. Studio di Deloitte. Persone con cui non andreste mai a prendere una birra, ma più che affidabili sulle analisi. Quindi ecco un po' di cose che fanno paura, secondo Deloitte, alla Gen Z. Chiaramente questo non vuol dire che ogni persona della Gen Z ha questo tipo di paure. Però diciamo che in molti casi, tipo 7 su 10, 6 su 10, hanno questo tipo di paure. Allora, preoccupazione principale secondo questo studio è l'impennata del costo della vita, quindi inflazione e costo della vita. Al numero 2, disoccupazione. Difficoltà nell'acquistare una casa. Per i due motivi precedenti, tendenzialmente. Solo al quarto posto, cambiamento climatico. Benessere familiare, ovvero sono
hanno paura che il benessere delle loro famiglie venga in qualche modo inficiato da incertezze economiche e difficoltà finanziarie più in generale. Salute mentale, tema che ricompare molto spesso. Lavoro e carriera, che un po' si ripete, e sostenibilità e ambiente. Però mi sono fatto questa domanda, ok, ci sono un po' di paure che ha la Gen Z, ma quando i baby boomer avevano 20 anni, che tipo di paure avevano? E in realtà ogni generazione grosso modo si ripete. Perché le principali paure erano sicurezza finanziaria, cura della salute, quindi non mentale ma salute fisica in questo caso, occupazione e stabilità lavorativa. C'erano anche delle proteste ambientali, contro le deforestazioni, cambiamento climatico, inquinamento, criminalità e sicurezza personale, sviluppo dei figli, perché molte avevano già dei figli, guerre e conflitti internazionali. Diciamo che la Gen Z ha più timore proprio sul futuro, un po' più in generale rispetto ai baby boomer a 20 anni più o meno. Però la certezza è una: c'era molto più timore a girare per strada, nonostante ci fosse più gente per strada. E diciamo che se oggi ci sono più problemi legati al cambiamento climatico, per cui magari hai paura in questi giorni ad andare a Bologna perché in stazione potrebbe essere tutto allagato, diciamo che i baby boomer negli anni 80 probabilmente avevano paura di andare in stazione a Bologna perché, boh, così magari esplodevano. My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop, you save. Full details on example policies at selectquote.com/commercials. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.